Ciao a tutti, sono Niccolò, il cuoco della cucina di Nico. Benvenuti nella mia cucina. Iniziamo prima di tutto a sciacquare la nostra quinoa. Questo servirà per eliminare la parte amara, quindi quelle che sono le saponine. Sotto l'acqua le andremo ad eliminare. Adesso portiamo l'acqua a bollore, mi raccomando, abbondante l'acqua, perché dovremo fare una cottura molto omogenea e questo è importantissimo. Adesso lessiamo la nostra quinoa per 10 minuti, mi raccomando, e dovrà bollire lentamente, perché se noi lo facciamo bollire molto forte rischiamo che poi la quinoa si stracuocia. Adesso che lo abbiamo asciugato bene, lo andiamo a condire con un pizzichino di sale e un pochino di olio. Mi raccomando, è molto importante tenerlo al dente la quinoa. E adesso vi faccio vedere un piatto semplicissimo da realizzare, appunto con la quinoa. Quindi padella antiaderente, un filino di olio, facciamo il soffritto con l'aglio intero e una dadolata molto fine di zucchine. Facciamole rosolare bene. Un pizzichino di sale, aggiungiamo la nostra quinoa e facciamo insaporire per circa 5 minuti. Questa è una ricetta base, ma proprio per farvi vedere come cucinare la quinoa e come fare un piatto sfizioso con pochi ingredienti. Ed ecco pronto la nostra quinoa. Fatemi sapere che ne pensate.